Lorenzo Sentino in collegamento con noi. Ben trovato Lorenzo, WeTrading.eu, per seguire la sua operatività. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti, buonasera Giacomo, rieccoci dopo una settimana. Vedo che peraltro una notizia flash appena pubblicata dai media americani, ci saranno aggiornamenti, per adesso c'è solamente il titolo, c'è un'indagine in corso da parte dei federali per quanto riguarda Donald Trump, al momento non si sa di più perché è esattamente un flash con solamente il titolo, per cui cercheremo di essere più precisi tra poco. Lorenzo, torno da te, ripartiamo dallo Standard & Poor's 500 che ancora non abbiamo osservato nel dettaglio e poi il focus di oggi sarà sul Bitcoin e i titoli collegati al Bitcoin. Un bel approfondimento che vi invito a seguire. Lorenzo, a te la parola. Sì, grazie. Dunque, oggi l'S&P 500 si mostra un po' tonico, ma rimane, come notiamo, all'interno di queste quattro candele che hanno creato panico nella prima parte del ribasso, poi un po' più di lateralità. La lettura del mercato americano in questo momento secondo me è molto difficile, perché lo storno, per qualsiasi motivo questo possa essere stato generato, comunque ha raggiunto quei precedenti massimi di settembre che, come notiamo, avevano di nuovo creato un altro storno, quindi siamo davanti a una situazione di equilibrio importante. Se dovessimo perdere i 4.500 punti di futures, andremo a scendere oltre i 4.003, il che potrebbe creare ancora volatilità e anche ulteriore panico un po' su tutti gli asset azionari. Abbiamo vissuto giorni alterni come di solito nell'ultima settimana, quindi un rialzo forte, un ribasso un po' più forte, quindi volatilità crescente che non aiuta assolutamente qualsiasi tipo di trading system. L'unica cosa che ti posso appuntare è che probabilmente l'incremento dei volumi in quest'ultima parte del ribasso è arrivato leggermente un po' più in alto di quella che avevamo visto nella precedente correzione, definirei tra le più importanti dell'S&P, il che da un lato mi porta a riflettere su come sia importante il mercato in questo prezzo di equilibrio, quindi 4.500, e dall'altro appunto potrebbe essere il primo indizio di un possibile reverse dei mercati se dovesse perdere quella quota. Sarà un po' difficile attualmente riuscire a guardarlo finché non usciremo sopra i 4.600 oppure sotto la media. Ecco, questo range invece attuale per me rimane un territorio molto molto complicato. E allora questa la view, la nostra view di con Lorenzo Sentino per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500, e che mi permette anche di andare ad approfondire il tema del fine settimana che riguarda appunto il Bitcoin. Abbiamo già parlato con Nicola Parra che ci ha fatto un'analisi tecnica anche molto molto interessante. Ti chiedo insomma una valutazione, che idea tu ti sia fatto di questo movimento molto forte al ribasso per quanto riguarda il Bitcoin, soprattutto la seduta di sabato quando i mercati sono chiusi, ma questo non vale per il Bitcoin che è scivolato fino ai 40.000 punti. Molti hanno detto colpa dell'incertezza legata alla variante Omicron, qualcun altro ha detto beh, ma anche quanto definito, insomma, quanto annunciato dalle banche centrali, in particolare la Fed, potrebbe influire in una fase di incertezza. Affidarsi all'asset più volatile che c'è forse è apparso a molti evidentemente non fosse una buona idea. Ma Lorenzo, ti cedo la parola anche qui. Bene, è stato uno degli asset che ha regalato più emozioni e guadagni nel 2021, il che il ribasso
che stiamo vivendo sicuramente non fa male a molti di quelli che sono riusciti a cavalcare il trend. Non è una, non lo vedo allarmante tale ribasso, perché sappiamo quanto siano volatili le criptovalute e il Bitcoin. Però ho trovato una notevole somiglianza del periodo di marzo-maggio 2021 con ciò che sta accadendo adesso, ovvero questa prima fase di ribasso con un rimbalzo di aprile-maggio, che poi è caduto in un profondo storno fino a quasi 30.000 dollari. Qui abbiamo, secondo me, una somiglianza di pattern importante, perché appunto sui 58 abbiamo avuto diverse candele di lateralità che sono diventate adesso la prima resistenza, un affondo importantissimo appunto di venerdì, e questa zona vicino alla media mobile, che come era successo a maggio, in un primo momento trattiene i prezzi, ma chissà, magari a mio avviso potrebbe anche cercare di farci arrivare ancora qualche nuovo minimo dal mercato. Abbiamo quasi tutti gli indicatori oscillatori in iperventuto, ma è normale, perché comunque la discesa non è stata violenta in poche candele, ma dall'8 novembre che inizia a scendere, quindi in realtà hanno avuto tutti tempo di scaricare. Dal mio punto di vista, di breve, il Bitcoin cercherà un supporto che secondo me avrà un nuovo minimo, ma non eccessivo rispetto a questa candela e shadow segnata a 43.500 circa. Quindi magari cercherà un 43, un 42,5, ma non penso che ci sia forza per scendere oltre, perché diventerebbe effettivamente molto, molto catastrofico un po', ecco, stare ancora su questo mercato. È un mercato che ha reso di più, e quindi ci sta anche una presa di beneficio, ma ecco, ripeto, per me è più un'occasione che un punto di escape, cioè di uscita forzata delle posizioni. A E tal allora, fine, sì. infatti dicevo, a tal fine magari anche i titoli azionari che speculano tantissimo o che hanno dei rapporti importanti col Bitcoin stanno riflettendo dei movimenti molto simili, ma a questo punto direi che potrebbero esserci anche delle piacevoli sorprese. E allora, sentiamo un po' da quale vogliamo partire, insomma, indichiamo uno dei titoli, insomma, per fare qualche esempio, da dove partiamo? Allora, io partirei da MicroStrategy, MicroStrategy. che è il più discusso, il più volatile per la sua operatività aggressiva sul Bitcoin, compra Bitcoin a debito, come sappiamo, questa società, speculando quindi al 100% sul possibile value del Bitcoin nel lungo periodo. Un titolo che non ho mai tradato, lo dico, però mi piace seguirlo. Non l'ho tradato perché lo ritengo estremamente pericoloso, però mi affascina tantissimo. Abbiamo un prezzo di 586 in questo momento, una discesa del quasi 7% contro un Bitcoin del meno 1,5%, e prezzi che ritornano ai minimi di settembre, da cui appunto, ecco, come dicevo prima, potrebbe essere interessante per chi vuole valutare questo titolo, prenderlo come punto di riferimento per uno stop loss. Quindi 5,50 andrei come stop loss, e poi giocarmi questa carta di un possibile rialzo dei prezzi, che naturalmente deve essere accompagnato anche da un rialzo del Bitcoin, quindi perché camminano di pari passo. E prima che il Bitcoin, come dicevo prima, riesca a fare un passo verso un nuovo minimo, potrebbe anche starci qualche giorno di rialzo. Quindi eccoci qua, proiettati in una ricerca di un trade rialzista. Il prossimo titolo che si conosce molto meglio è Coinbase. Già oggi sta rimbalzando dai minimi, anche se segno meno 3 dalla chiusura di venerdì, però vediamo una buona candela di storno verso l'alto. È un titolo
che mi piace perché un Bitcoin che crolla può anche essere un'occasione di acquisto, come dicevamo. E quindi per un exchange che guadagna dalle commissioni delle eseguiti degli scambi sui Bitcoin e relative criptovalute, può solo far bene a un titolo di questo tipo, il che appunto mi porta a pensare che Coinbase a livello strategico potrebbe essere un titolo su cui puntare a rialzo in questa fase. Naturalmente sappiamo anche che c'è una forte volatilità ancora possibile, quindi lo stop non dovrebbe andare più in alto di 220. Ecco, ognuno poi può fare un po' i calcoli di questi 30 dollari sul prezzo attuale, ecco, se ne vale la pena o meno rispetto al proprio intuizione del rischio in questo mercato. Stiamo parlando giustamente di un mercato dove bisogna avere un po' più di rischio accettato, perché altrimenti è inutile entrare in un mercato di questo tipo, però appunto secondo me potrebbe essere una chiave di lettura strategica per le prossime settimane. Dunque, abbiamo visto due titoli legati al Bitcoin, quest'ultimo insomma Coinbase, le cui vicissitudini insomma seguiamo spesso da vicino perché c'è grande interesse anche da parte del mercato italiano. Andiamo avanti, un altro titolo legato alla criptovaluta più conosciuta insomma in senso assoluto. Marathon Digital Holdings, Marathon ne Digital, ticker abbiamo già. Esatto, Mara come il nome proprio femminile. anche qui notiamo un meno 4 dal venerdì, ma una candela verde dall'open, prezzi che si fermano in modo millimetrico sulla media a 200. Io la prenderei anche qui in considerazione con il minimo di oggi come uno stop loss e giocarmi eventualmente questa carta di un possibile rimbalzo che non di meno i 48-49 come target sono a mio avviso possibili per questo tipo di mercato. Tra Coinbase e Marathon comunque preferirei Coinbase, ecco, se dovessi fare una scelta forzata tra i due strumenti. Allora, intanto a chiarire il lancio di notizie che vi ho dato poco fa, che riguardano indagini che sarebbero partite nei confronti di Trump, in realtà sono dei documenti che sono stati richieste dalle agenzie di regolamentazione relativa all'attività di Donald, la società di Donald Trump, che ricorderete vuole fondere, vuole avviare un proprio social network chiamato Truth per andare a combattere quei social che invece l'ex presidente americano ritiene inaffidabili. Ricordiamo la guerra che c'era stata con Twitter, per citare un social network. Beh, insomma, si parlava anche di un'idea di fondersi tra la società, l'idea di fusione tra la società di social media dell'ex presidente Trump e una SPAC, e la SPAC quotata in borsa, quindi un'azienda privata, ha dichiarato che, insomma, che sono arrivate richieste di ulteriori documentazioni relativa all'idea di fusione di queste due compagnie, e che quindi non c'è, diciamo, la figura di Donald Trump che è indagato di per sé, ma sono ulteriori chiarimenti che vengono richiesti da chi di dovere, insomma, e al momento è una comunicazione che arriva appunto dalla società di Donald Trump. C'è al momento la massima collaborazione, quindi diciamo, non dico falso allarme, però questa è la notizia che avevo dato in apertura di collegamento con Lorenzo. Abbiamo visto Marathon Digital Holdings e andiamo a chiudere con un altro titolo interessante legato al Bitcoin. Questa volta lo dico io, si tratta di Cloudflare, Lorenzo. Sì, va bene, il collegamento col Bitcoin qui è un po' più lontano, diciamo, dagli altri due, però
sicuramente fa parte di quell'economia digitale importante che ecco, si è sviluppata tantissimo assieme anche al Bitcoin. Notiamo un titolo che soffre tantissimo nell'ultima parte, scende con un cambio a V, il che a volte è molto pericoloso come movimento, però lo segnalo per quale motivo, perché anche qui secondo me siamo quasi vicino a un punto di svolta. Non c'è ancora, a mio avviso, un buy perfetto, ma andrei a valutare un nuovo minimo intorno ai $135, dove potenzialmente potrebbe risvegliarsi l'interesse su questa fascia e magari lì, ecco, andremo a cercare qualcosa. Quindi questo, diciamo, che è più un input per i titoli della prossima settimana, però lo guardiamo, visto che ancora siamo a lunedì, chissà, magari entro venerdì ci potrebbe dare l'occasione di ingresso. E se mi permette, a proposito di social, direi a Trump: vai a comprarti Twitter, che magari c'hai già. Che fai prima? Hai tutto pronto, ti togli il ban e vai via a fare quel che vuoi. No, no, a parte lo scherzo, ma visto che Twitter probabilmente potrebbe essere oggetto di una forte ristrutturazione aziendale, chissà se non ci saranno novità anche in questo aspetto. Novità barra sorprese. Insomma, a questo punto abbiamo parlato di Twitter, di social network, ti chiedo anche un'analisi su Facebook, già che siamo qui, che oggi guadagna il 2,85%, fa un bel rimbalzo tra i Fang, è il più performante, meglio anche di Apple, che ha rallentato. Apple adesso guadagna il 2,8%, e di Netflix, che guadagna il 2,12%. Facebook, Lorenzo. Sì, sta rimbalzando bene, ma è anche uno dei titoli che aveva perso più all'interno dei Fang, ricordiamolo bene, perché comunque Apple, Amazon, tutti gli altri sono stati più forti. Abbiamo secondo me un interessante pattern di inversione in corso, visto che abbiamo toccato i $300, sfiorato i $300, ma ripetiamo questo livello già rivisto tante volte dal 2020 ad ora. E anche qui secondo me un prezzo sotto i $300 porterebbe un incremento di massa delle vendite, quindi ci sta un tentativo di rimbalzo, ci sta magari voler giocarsi questa carta del rimbalzo, ma non dovrebbe per me avere forza oltre 3,30. Ma tassativamente sotto il minimo di 2,99, quindi la shadow di venerdì, io mi stopperei, perché appunto poi c'è un altro punto di raccolta di ordini forti, importanti, tra i 2,60 e i 2,70. Ecco, diciamo che il titolo Facebook che ormai si chiama Meta Platform, che ha dato via anche qui un collegamento importante con alcune cripto legate al metaverso, non ha fatto lo stesso boom di queste cripto, ma chissà appunto se gli basterà una nuova dichiarazione, una puntualizzazione del suo nuovo piano industriale strategico per poter rimetterlo diciamo tra i preferiti degli investitori azionari. E allora, questo per quanto riguarda Facebook. Io ringrazio Lorenzo Sentino per questa panoramica, insomma, su Bitcoin e i suoi derivati, diciamo così. Seguite Lorenzo su wetrading.eu, wetrading.eu, e Lorenzo, noi ci sentiamo presto. A te buon proseguimento e buon lavoro. Grazie, io ringrazio voi, buon proseguimento anche a voi e a tutti i telespettatori.